Fermali, lo so che aspettavi il video interviste, ma non le ho fatte, cioè era il Torino Comics, ma non ho fatto le video interviste perché non ne avevo voglia. Ne ho fatta una che si vedrà a fine video e quindi se schippi sei una merda. Volevo farvi una piccola recensione del Torino Comics, visto che ci sono state, visto che ci sono state un po' delle male voci, e quindi volevo fare una recensione un po' totale. Allora, in ambito fumettistico era messo bene, mancava la Panini con la Marvel. Se ne frega, ma comunque c'erano tantissimi altri negozi che vendevano fumetti Panini che avevano lo stand lì, quindi va benissimo anche per quelli della Marvel merda. C'era la Lions sotto Pegasus Edizioni che vendeva parecchie cose belline della DC. Non ho preso niente, però avrei voluto prendere di tutto. Non c'era la Saldapress, però c'era una bancarella che vendeva tutto, probabilmente era affiliata con la Saldapress, non so. Comunque, nell'ambito fumettistico era abbastanza messa bene, a parte l'Underground, che io mi aspettavo più fumetti indie, e invece c'erano cose mescolate. Cioè, gli unici fumetti indie che c'erano erano quelli di Rascals, dove c'era anch'io come ospite, e vi consiglio di andarlo a comprare, cercatelo su Facebook, Rascals, metterò il link in descrizione. E come dicevo, era l'unico, mi sembra aver visto l'unico fumetto veramente indie nell'underground, tutto il resto era un po' così. Fuffa. 3, 2, 1, la nonna! Oltre a questo c'erano tantissimi altri stand di gadget, nel Movie Production aveva costruito un bellissimo TARDIS. Le uniche due pecche sono state, diciamo, il rumore. C'era tantissimo rumore di fondo, e di chi era la colpa? Il rumore dell'Umbrella Corporation, che io rispetto, cioè è bellissimo vedere l'Umbrella Corporation, ma fa sempre due coglioni così con quella musica a palla e quei bombardamenti. Boom, bam, boom, boom. Io metterei delle regolamentazioni a luoghi chiusi per le casse, cioè non possiamo sentire tutto questo casino. Per chi entra e va è un conto, ma per chi lavora agli stand è veramente pesante. Cioè, noi allo stand di Rascals eravamo lontanini e bisognava urlare per spiegare che cos'era Rascals. Più mi avvicinavo, tipo da Nerd Movie Production, che erano quasi di fronte, cioè dovevo proprio fare a gesticolare. Non solo l'Umbrella Corporation, quello che è, faceva del casino, c'erano anche quelli di Ghostbusters, che oltretutto, perché l'Umbrella Supercasse qui, Ghostbuster supercasse qui, poi tanti altri minicasse, due coglioni così, rumori infiniti. L'altra polemica è sulla gara cosplay. Allora, c'è stata una gara di c'erano cosplay, tra virgolette, di supereroi, cioè in versione ciccione obesa, gonfiabili, erano cose gonfiabili, e si sono messi a fare un balletto carino, ok. E hanno vinto il premio interpretazione. Ora, a casa mia, fate voi, interpretazione, cioè lo devi interpretare bene. Ora, capisco che Capitan America e Spider-Man, mi pare, possono essere obesi, l'interpretazione è quella, fanno schifo. Ma vabbè, Superman obeso, che interpretazione potrebbe essere? Cioè, supereroi obesi che fanno dei balletti, dove sta l'interpretazione? Ditemelo voi. Fagli vincere un premio simpatia, coreografia, gruppo, anche il gruppo, però vabbè. Istituisci il premio al CEDO, cioè al cosplay più boh. Cioè, fai dei premi speciali, non dare l'interpretazione. È logico che poi dopo si creano dei malumori, la gente si incazza giustamente perché va lì, magari vuol vincere, non so, uno ci spende dei mesi per realizzare un costume, poi si vede questi imbecilli che vanno lì e fanno gli imbecilli, e che poi oltretutto sono anche professionisti di Zelig, e vanno a vincere il premio a posto loro. È logico che poi dopo la fiera ti decade, perché allora dici io il prossimo anno non vengo a fare la gara, io il prossimo anno non vengo in cosplay. Vabbè, c'è tutto il reparto fumetti fatto bene, eccetera, eccetera, gadget, cose varie, però intanto c'hai la parte cosplay che ti va malino e quindi va un attimino giù. Quindi mi raccomando, scegliete bene i giuria. Io non do la colpa a chi era in giuria, però, cioè, è colpa di chi era in giuria se vincono questi imbecilli qui, no? Poi fate voi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ma non mi sembra possibile una cosa così. Quindi mi riferisco a quello, a chi ha organizzato il Torino Comics. Un attimino un po' più d'occhio in queste cose, cioè scegliere dei giurati un attimino migliori, so, forse magari non era colpa vostra, però cioè, dovete venire a capo di questa situazione, non può vincere un premio interpretazione dei ciccioni che ballano, perché allora così io metto un coso da ciccione, vado lì, ballo e vinco un premio, perché sono un cosplay carino che fa magari un
balletto breakdance carino, che ne so, cose così. Mi spiace anche dirlo, perché non è che voglio fare cattiva pubblicità al Torino Comics, voglio solo che quelli del Torino Comics si mettano a guardare questo video, capissero, cioè che capiscano bene cos'è che hanno sbagliato e cosa invece è andato bene e migliorino un attimino. E niente, vi faccio vedere l'intervista, che tanto siete lì che smaniate dal voler cosa. Prima però vi devo dire due cose. Riprenderò a fare le fiere, le interviste da maggio, la Spezia Comics, Volterra, e che c'è il Carrara Show, poi dopo pian piano tutte quante. Istituirò questo premio al Cedora, vediamo quando, e aprirò un Indiegogo per andare, perché voglio andare a offendere la Jessica Nigri. E il 25 aprile al Crusador farò una mini festa di compleanno, bisognava organizzare una festa gigante, poi non si è fatta, quindi mini festa di compleanno del Crusador, al Crusador, mio compleanno al Crusador. E ci vediamo lì, trovate comunque tutti i link degli eventi in descrizione, eccetera eccetera. Vi lascio all'unica intervista che ho fatto a quegli imbecilli, beceri, boh, non lo so cos'erano, erano proprio i più brutti che non si potevano vedere. Ho detto no, vabbè, una la faccio e niente. Io oggi non le volevo fare le interviste, ma vedendo questo... Ciao. Vedendo questo... Ciao. Ho detto, facciamo un mini video solo per loro. Perché questa cosa? Perché non c'avevo un cazzo da fare. Non c'avete proprio un cazzo. Non c'avete. Era per farci due risate. Non c'avete proprio un cazzo. Sì. Non so, non ho sentito la domanda. Perché l'abbiamo fatto? Perché? Perché, non c'è un perché. Basta divertirsi. Abbiamo e... Abbiamo fatto volontariato. Esattamente, abbiamo perso una scommessa e questo è il risultato. Ci volete fare un balletto? Un balletto? Io c'ho il mio personale. No, idea! Un bacio lesbo! Un bacio... Ah, lesbo. Chi vuole un bacio lesbo? No. Un bacio lesbo, chi lo vuole fra loro due? No. Ho detto di sì, dai! Ma io gli ho detto di no! 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 No. Vai in mona! Mettiamo la mano davanti! Va bene! Ci hai messo la lì. Bravi, bravi. È stato bruttissimo, l'esperienza più brutta della mia vita. Bambini, non fatelo a casa. Idem. Bah.